Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati con l'appuntamento dedicato alla Lega Pro e di fatto dedicato alle vicende del Teramo. In questa ora in cui staremo insieme in Pro Teramo, questo settimo appuntamento che peraltro capita nel giorno in cui si sono giocati due recuperi della prima giornata di campionato, che vedono adesso una nuova capolista nel girone B di Lega Pro, e anche in basso ci sono stati dei sommovimenti perché è terminata da poco Albino Leffe Maceratese. Eccoli qua i risultati: vittoria della San Benedettese contro il Padova per 2-0 e di fatto sono gol tutti abruzzesi, perché hanno segnato Alessio Di Massimo, gran gol soprattutto nella costruzione dell'azione, e poi su rigore Berardocco, Luca Berardocco, nel corso della ripresa. Nell'altro recupero, quello tra Albino Leffe e Maceratese, c'è stata la vittoria 3-2 della formazione lombarda con i gol di Giorgione, Loviso e Gonzi. Per l'Albino Leffe in mezzo c'era stato il momentaneo 2-1 di Colombi, il 2-2 di un ex teramano come Filippo Gattari, prima appunto del gol di Gonzi a 10 minuti dalla fine. Parleremo di questo, tra un po' vi faremo vedere anche i riflessi di classifica, però io intanto devo salutare gli ospiti partendo da quelli che sono a Teramo, e per questo ringrazio per la parte tecnica Silvia Gentile, ringrazio il portiere del Teramo Francesco Rossi. Ciao Francesco. Buonasera a tutti. E poi accanto a Francesco Rossi due tifosi come Alex Centinaro e Mauro Marchese. Ciao ragazzi, voi fate parte di un gruppo, poi ci spiegherete anche come si chiama il gruppo. Buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera. Anzi, ce lo volete dire subito come si chiama? Dei maiali, il gruppo dei maiali. Gruppo dei maiali. Sì, il gruppo... sì, lo diciamo subito, sì, sì, sì. Il gruppo dei maiali. Dei maiali, perfetto. Si mangia. Si cena, si fanno le cene, le mangiate? Non ho capito. Sì, abbastanza. Quindi organizziamo spesso. Sì, allora, quindi mi posso iscrivere. Serate. Quindi mi posso iscrivere. E allora, tra un po', cari ragazzi, avrete anche un membro in più, perché al gruppo dei maiali vuole subito associarsi anche Gio Francesco Di Francesco. È perfetto per come piace mangiare. Buonasera a tutti. Dunque, un nuovo adepto, magari cerchiamo di introdurlo all'interno di questi 60 minuti. Abbiamo visto i risultati di questi due recuperi di campionato e vediamo adesso la classifica, perché ieri sera la vetta l'aveva presa la Feralpi vincendo a Parma, ma oggi con questa vittoria se la prende la San Benedettese, 17 punti per la formazione rossoblù di Ottavio Palladini, peraltro matricola in questo campionato, neopromossa dal campionato di Serie D, 17 punti, 16 punti per il trio Feralpi, Pordenone, Gubbio, poi Bassano, Reggiana, Venezia a 15. A proposito, il Venezia sarà il prossimo avversario del Teramo sabato pomeriggio allo stadio Penzo, 13 punti per il Sant'Arcangelo, il Parma diciamo non molto indietro perché ha 5 punti dalla vetta, però rispetto a quanto poteva essere ipotizzato alla vigilia, molto dietro, 12 punti. 10 punti per un Padova che è stato avversario del Teramo sabato, ma che oggi, tra un po' vedremo le immagini, davvero malissimo a San Benedetto. 9 punti per l'Albino Leffe, che dunque aggancia Modena e Ancona. Lumezzane a 8 e peraltro cambio in panchina a Lumezzane, via Filippini, dentro De Paola. 7 punti per Maceratese e Teramo, 6 punti per Suttirol e Mantova, 5 punti per il Fano, 2 punti per il Forlì. Io vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060, all'hashtag TV6, l'hashtag ProTeramo, insomma tutti i modi che volete, che vi piacciono maggiormente per poter interagire con noi. Ma io chiedo subito a Francesco Rossi. Francesco, alla luce di questi risultati che modificano la classifica, soprattutto a livello dell'Albino Leffe, cosa cambia per voi? No, beh, io penso che questi risultati dimostrano che il campionato è molto difficile, ci sono parecchie squadre forti, però
è ancora un po' presto per guardare la classifica. Ovviamente noi dobbiamo far punti, però siamo all'ottava giornata, la classifica può modificarsi in qualsiasi modo. Per cui noi dobbiamo cercare di fare più punti possibile e basta, guardare a noi stessi e basta, dai. E io volevo chiedere, Francesco, prima di venire da te, ai ragazzi, sia ad Alex che a Mauro, volevo chiedere, insomma, come vedono questa San Benedettese. In molti ci hanno scritto nelle settimane precedenti, è importante vincere anche una sola partita, basta che sia con la San Benedettese. Come vedono questa Samb prima in classifica? Partiamo con Alex e poi a Mauro, insomma, non molto bene la vedete, immagino. Sì. Beh, allora, secondo me possiamo fare un parallelismo con la Maceratese dell'anno scorso, una neopromossa che comunque, ecco, si è affacciata al calcio professionistico e che è partita davvero molto bene. Quindi, ecco, sicuramente è una sorpresa. Bisogna poi vedere se alla lunga riuscirà a mantenere questi ritmi o se ci sarà magari, ecco, il recupero delle formazioni che possiamo definire, ecco, favorite. Parliamo dello stesso Padova, parliamo del Venezia, possiamo parlare, ecco, anche del Parma, che comunque è già in ritardo. Bisogna vedere, perché, ecco, il campionato è molto lungo e magari gli equilibri possono cambiare. Una cosa che magari è differente rispetto a quanto abbiamo potuto vedere l'anno scorso la Maceratese è che la San Benedettese ha davvero un grande pubblico, quindi magari può essere l'arma in più per la squadra, insomma, della Riviera. Infatti ci scrivono meno 10 dalla San Benedettese, siamo fuori dai playoff, anzi siamo fuori dai playout di un punto, grazie lupo. Mauro, non, è chiaro che si fa sempre un po' il paragone con quella che potrebbe essere definita comunque una cugina a livello chilometrico. Sì, comunque rispetto a quello che ha detto l'Alex, la forza della San Benedettese è l'entusiasmo che viene da un campionato vinto, da un ambiente che da tanti anni era scivolato nei dilettanti, e quindi questa forza può essere alla lunga l'arma in più della San Benedettese. Ovviamente poi a gennaio si riapre il mercato e quindi può accadere di tutto, anche se facciamo anche un parallelismo con gli altri gironi. Se prendiamo il girone A rispetto al girone B, la forbice tra la prima e la decima è di 11 punti, nel nostro è di 8, ma in queste 8 ci sono delle squadre che sono abbastanza forti, quindi anche tecnicamente il nostro girone è notevolmente superiore, è un campionato difficile e può accadere di tutto. Lo dimostrano anche i risultati di altre squadre che hanno perso, anche il Pordenone che ha perso, quindi anche il Teramo può rientrare se l'entusiasmo cresce, gli infortunati recuperano, quindi può accadere di tutto. Allora, Francesco, stanno arrivando alcuni messaggi per te. Intanto, doveroso ringraziamento per il collegamento, lo facciamo ogni settimana, per il collegamento dal stadio Gaetano Bonolis di Teramo al gestore dello stadio Sabatino Cantagalli. Queste sono le immagini un po' della location dove di consueto vanno i nostri ospiti, quelli che non ci raggiungono nella nostra sede di Silvi Marina. Stanno arrivando molti messaggi per te. Ti dicono ci vorrebbe Meluso, ci vorrebbe Minguzzi, forse ci vorrebbe qualche giocatore prima. Oh no! Io diciamo no, sabato. Beh, penso che la squadra sia costruita bene, che i giocatori siano forti, i miei compagni siano molto forti. È ovvio che non abbiamo dimostrato quanto bene possiamo fare, perché comunque i punti sono 7 e dobbiamo rimboccarci le maniche, continuare in questa striscia positiva, portare a casa più punti possibile, continuare a cercare cercando anche di vincere qualche partita. Però io penso che i giocatori ci sono, i miei compagni sono ottimi compagni, cioè sono giocatori molto forti, però no. È normale che ad oggi la gente
non sia molto contenta di come siamo andati. Io chiedo scusa a Francesco Rossi perché l'ho messo in difficoltà con una domanda, ma che per un mero caso di omonimia, perdonami Francesco, non volevo metterti in difficoltà, era per Francesco di Francesco. Anche perché non avrei mai pensato di poterti mettere in difficoltà così, perché giustamente dire, doveva parlare dei suoi compagni di squadra, ci mancherebbe, ti chiedo perdono. Ha risposto bene, è stato bravo, così come fino adesso ha dimostrato di essere bravo tra i pali, almeno per quello che ho visto io, e credo di non aver visto male, mi sembra un giovane portiere più che affidabile. Detto questo, che ti devo dire? Grazie. La squadra ormai è questa, fino a gennaio è questa, c'è da dire che vanno recuperati un paio di giocatori. Ieri sera, parlando del Pescara, a un certo punto ho detto: ci guardate che forse manca questo, manca quest'altro, mancano giocatori importanti, infortunati. Non dimentichiamo che due giocatori di maggiore qualità, Carraro e Petterman, senza nulla togliere la bravura degli altri, ma giocatori con precise caratteristiche tecniche, attualmente non ci sono, e credo che con il recupero di entrambi si possa fare decisamente meglio. Ho letto, giustamente, si può sapere che problema Carraro, un problema di natura fisica, c'è la privacy, quindi se non viene detto dalla società apertamente qual è il problema, non lo si può dire. Comunque sarà un problema di natura muscolare. Comunque, sì, un problema dovrebbe essere di natura muscolare. Esatto, peraltro, infortunato è... peraltro, da quello che siamo riusciti a sapere, Carraro, che oggi si è riunito al gruppo dei compagni di squadra, aveva ancora qualche piccolo fastidio, quindi non ha recuperato al 100%. Forse sarebbe opportuno non... Se vinciamo a Venezia cambia il nostro campionato, ci vuole un colpaccio con una grande, scrive Roberto. Leggiamo il messaggio di prima. Roberto Ne è uno dei più ottimisti, non lo conosco, ma è un tifosissimo del Terno, si legge dai suoi messaggi da anni, che sono messaggi scritti dettati dal cuore. Ancora una volta non sono d'accordo con il presidente Campitelli, tante quando, volte sono quando dice che se la Sammetese vince contro il Padova dobbiamo preoccuparci, perché il nostro pareggio non è un granché. Il nostro pareggio è un granché perché siamo tecnicamente inferiori al Padova. La San Benedettese in questo momento è la squadra più in forma del campionato, tecnicamente sta dimostrando di essere superiore alle altre, vince tranquillamente 2-0 contro il Padova, perché se il Teramo avesse avuto maggiori risorse, non giocare meglio, ma avesse avuto maggiori risorse tecniche e tattiche in mezzo al campo, forse avrebbe battuto la San Benedettese. Per concludere, non sono d'accordo, manca un attaccante, perché io credo che tra Sansovini, Jefferson e Croce, che per adesso, se vogliamo, potremmo dire resta non un oggetto misterioso, resta da chiedersi come mai qui non riesce a fare gol. L'anno scorso ha fatto 14 gol con il Monopolo, sia quindi nella stessa categoria che dove milita adesso, perché tante volte, no? Peraltro l'anno scorso a Monopoli, in un campionato, in un girone difficile almeno quanto quello in cui gioca quest'anno il Teramo. Esatto, sì. Geograficamente diverso, però. Ma dove l'anno scorso c'erano almeno 7-8 squadroni, così come si diceva e si continua a dire che ci sono adesso questi 7-8 squadroni. Io credo che se ci dobbiamo preoccupare più di tanto, io intanto confido sempre nella grande tenuta tecnica, mentale, agonistica di Sansovini, al quale dobbiamo sempre augurare il massimo della salute e della condizione per l'intera stagione. Quelle poche volte che ho visto Jefferson, devo dire che mi è piaciuto, confido che prima o poi Croce si sblocchi. Di quel Parma con Evacuo e Calaiò, cosa devono fare? Si devono suicidare? Il Parma peraltro è partito per vincere il campionato. Io non credo che il Teramo è partito per vincere il campionato, perché altrimenti Zauli mi deve dare il tesserino e glielo strappo sulla faccia.
davanti. Lupo mi deve dare ugualmente il tesserino, pur essendo. No, vabbè, è chiaro che il Teramo non partiva con strappo, i gradoni. E Capitelli gli chiedo: scusa, ma tu che bene o male hai sempre preso le decisioni, che poi Zauli lo ha scelto Campitelli, perché nella lista dei tre nomi, quando si è ristretta la lista, Pea, Colucci e Zauli, questo era l'ordine di scelta di Lupo, ripeto, Pea, Colucci e Zauli, e nessuno me lo può smentire, perché sennò no, te lo confermo. Gli do del bugiardo, chiunque viene qua gli do del bugiardo, e mi fermo per non andare oltre con le denunce. Campitelli ha scelto lui Zauli, dei tre quello che gli era piaciuto di più, le idee calcistiche, il Sant'Arcangelo giocavo bene, dimenticando che nei 4 anni precedenti, se non vado errato, Zauli non era andato tanto bene, ed sì. È un eufemismo, mi fermo qui. Venezia come il Pisa lo scorso anno, ti dice Roberto, magari, però esatto. Prima fatemi chiedere, prima ad Alex e poi a Mauro, cosa pensano di io che ci stanno scrivendo. Scusa, io per il futuro sul Venezia confido sempre in Pippo Inzaghi, grandissimo giocatore del mio Milan, di bei tempi, ma come allenatore ho qualche dubbio. Poi lo sentiamo. Anche chi seguiva la primavera del Milan, si cominciò a interrogare se Zauli, se Inzaghi era bravo. Fu promosso. Vabbè. Io volevo chiedere ai nostri ragazzi a Teramo che cosa pensano di Croce, che tu prima definivi un oggetto misterioso. Più che oggetto misterioso, però, un giocatore che evidentemente ancora non riesce ad esprimere quello che è in grado di dare, io credo. Okay. Ragazzi. Allora, io mi permetto un attimo di dissentire magari dal parere di Francesco, perché secondo me, se proprio dobbiamo trovare tra gli attaccanti a disposizione un oggetto misterioso, forse non è Croce, ma qualcun altro. Forte. Secondo me il discorso di Croce dello scarso, sì, magari sì. Diciamo che ecco, lo scarso rendimento di Croce secondo me dipende anche, innanzitutto dobbiamo dire che sì. Scusami se ti interrompo, mi sono dimenticato che ci stanno i secondi di passaggio e di ricevere il... io proprio perché ho detto non lo chiamo oggetto misterioso, ma giocatore che si deve sbloccare, perché confido nelle qualità di Croce, perché se uno segna 14 gol appena un campionato fa, significa che ha delle qualità che forse adesso ancora non riesce a far vedere lui. Parlo soprattutto di fase realizzativa. Sì, su questo su questo siamo d'accordo, però è anche vero che le partite sono state finora 8, se non sbaglio, e comunque è stato impiegato non sempre dall'inizio. C'è anche da dire che probabilmente non c'è l'intesa migliore con Sansovini. Perché quello che possiamo vedere noi è che ecco, con Sansovini si sposa calcisticamente parlando molto bene Jefferson, mentre magari, perché è quel giocatore che magari fa da sponda, spalle alla porta, fa salire la squadra e consente magari ecco, allo stesso Sansovini di potersi muovere meglio su tutto il fronte d'attacco. Croce sembra più un attaccante atipico per la struttura fisica, perché comunque attacca più la profondità, riesce di meno a mantenere palla e a far salire la squadra, quindi secondo me dipende proprio da questo, non c'è la giusta, ecco, come si diceva una volta, amalgama tra lui e il corrispettivo compagno d'attacco. Ecco, io invece a Mauro, perdonami Mauro, io invece volevo chiederti un giudizio su Francesco Rossi che vi è a fianco. Insomma, il Teramo era abituato abbastanza bene, anzi molto bene, prima con Federico Serraiocco, poi con Alessandro Tonti. È chiaro che l'eredità di un portiere che vince comunque un campionato non è facile. Invece Francesco Rossi, prima ci scrivevano, forse è stato, insieme a Sansovini, il miglior acquisto. Sì, senza dubbio, lo ha detto proprio a lui appena ci siamo visti qui e ci siamo conosciuti, gli ho fatto i complimenti perché dimostra sicurezza, poi tra i pali molto agile, nelle uscite a terra l'abbiamo visto tutti nell'ultima partita, ha salvato il risultato in 2 occasioni e penso che anche i compagni di reparto abbiano molta fiducia in lui.
quindi si vede che comunque rispetto magari all'ultimo Tonti abbiamo fatto un grosso salto in avanti. Non possiamo parlare del primo Tonti perché è stato un anno magico, tutta la squadra ha reso al meglio, però devo dire che il Teramo ha fatto un grandissimo acquisto. Allora, io ritornerei proprio da Francesco Rossi per chiedergli se innanzitutto possono partire le immagini di San Benedettese Padova, ma se Francesco, un inizio, torniamo a sabato, un inizio, quello del Teramo contro i biancoscudati, un po' shock, poi il cambio di modulo, poi a distanza di 3 giorni vedi un Padova che non fa un tiro in porta a San Benedetto, c'è un po' di rammarico perché forse i valori della squadra di Oscar Brevi non erano così elevati? Ma rammarico, diciamo che non c'è mai quando porti a casa punti, perché comunque un punto l'abbiamo portato a casa. È normale che ogni volta, soprattutto in casa, giochiamo, cerchiamo comunque la vittoria. Il Padova penso sia una buonissima squadra, e tolti forse i primi 30 minuti in cui abbiamo sofferto qualcosina, dopo cioè io non ho preso un tiro, non ho fatto una parata, per cui comunque dimostra che siamo stati propositivi, anche perché penso abbia fatto molte più parate di me Bindi del Padova. Penso che dobbiamo continuare, dobbiamo lavorare, dobbiamo cercare di dar continuità alle prestazioni e ai punti, dobbiamo portare a casa delle vittorie per cercare di dare una svolta a questo campionato, anche se comunque in queste ultime 4 partite siamo in un momento abbastanza positivo. Ecco, di diverso, ne abbiamo parlato già anche altre volte, per te probabilmente ti ha aiutato anche la nuova fase difensiva strutturata in un altro modo, che ti ha consentito magari di non essere esposto. Insomma, se non erro, le prime 4 giornate hai preso 8 gol, non per demerito tuo, ci mancherebbe, però insomma era un po' troppo perforabile questa difesa. Sì, no, penso che vabbè, innanzitutto con la difesa c'entra dall'attaccante a me personalmente, perché se ho preso 8 gol di sicuro non posso essere contento delle mie prestazioni, anche delle mie prestazioni. Di sicuro 8 gol in 4 partite sono troppi per una squadra che si deve salvare, sono troppi penso soprattutto per questo Teramo. È normale, in queste altre 4 partite invece abbiamo preso 2 gol, è comunque una svolta positiva, dobbiamo dar seguito a questi numeri e continuare a cercare sempre di migliorarli, anche perché ovviamente senza prendere gol sono sempre punti che porti a casa. Certo. Francesco, hai letto il messaggio dell'amico da casa che diceva vabbè, però per la trasferta di Venezia, che comunque è una trasferta insidiosa, si può anche pensare un modulo 4-5-1. È stata posta bene la domanda, perché scrive proprio sarebbe un'eresia un 4-5-1 con... Non ci sono eresie, sì, potrebbe anche essere, però... Allora, caro Di Frangia, attenzione, io poi ti faccio la domanda, poi tu però ti sì, perdi sì, negli d'accordo. SMS. No, vabbè, ho visto che era... siccome, ma il 4-5-1 intanto ti sul 4-5-1 sì, però io adesso confido molto nell'allenatore, perché così come avevo avuto subito dubbi con... tu li hai avuti subito? Mi sembra di sì, basta che si va a rivedere la prima trasmissione, forse qualche cosina tra le parole. Certo, non potevo subito schierarmi così violentemente, perché proprio non pensavo che in 4 partite un punto. Adesso noi siamo in una posizione di classifica dove paghiamo le prime 4 giornate un solo punto, e nelle 4 successive 6 punti proviamo a fare, non serve a nulla, perché è la realtà. Perché ci siamo scottati nel passato già altre volte, quando si diceva: se togliamo le prime 3 partite che Gabetta ha vinto, poi le altre viaggia un punto
a partite e quindi viaggia una media retrocessione. E io dicevo sì, ma siccome le prime tre partite fanno classifica, io non mi preoccupo più di tanto. Infatti poi la storia di ragione a me, perché Gabetta fu cacciato, fu preso un altro ignorante del calcio, mi hanno detto un giudice, metto che non è querelabile. Ignorante significa in quanto ignora la materia, quindi ignorante della materia calcistica. Poi fu cacciato, richiamato Gabetta e non ce la facemmo a salvarci, perché ormai le nefandezze erano state troppe. Torniamo a noi, ripeto, confido in Nofri, perché se Minguzzi mi dice che Nofri è bravo, e io ci credo, credo a Minguzzi. Se Minguzzi mi dice che quando ha avuto il colloquio a maggio, lo scorso mese di maggio, con Campitelli, quando era uno dei candidati al ruolo di direttore sportivo del Teramo, parlò con Campitelli e gli disse, tra le tante cose che giustamente gli doveva dire, che se fosse arrivato lui, il primo nome della lista era quello di Nofri. L'unica cosa che potrà pagare Nofri l'inesperienza in questa categoria, perché non ci ha mai allenato, però ha allenato tanti anni, che quindi l'inesperienza è fuori, stiamo dicendo passi dalla Serie B alla Champions League, esatto, di una categoria, quindi l'inesperienza non serve. Nofri indubbiamente ha svegliato una squadra che era addormentata, ha dato equilibrio a questa squadra. Ora sul modulo tattico ti faccio un esempio, io sono d'accordo con Gaetano Lombardino, che scriveva ieri, se non vado errato, o oggi, ma adesso non mi ricordo. Forse ieri, meglio con la difesa a 3. Sì, con il 3-5-2, sì, però guarda caso, per esempio a Sant'Arcangelo, quando siamo passati alla difesa a 3, il Teramo ha dominato di più, però poi ha preso gol con la difesa a 3. Con la difesa a 4 mi sembra che io sono... per il 5-3-2, non lo chiamiamo 3, per favore 3-5-2, perché è una bestemmia, perché se gli esterni sono due terzini, in partenza è un 5-3-2. Ma poi è ovvio che in fase di non possesso palla, quindi Di Paolo Antonio è un terzino. No, i terzini sono come si chiama? Dorazio sai Scipioni. Che il Teramo non gioca così. Sai che il Teramo quando fa la difesa a 3 gioca con Dorazio, Speranza e Caridi. E poi gioca da una parte con Scipioni e dall'altra con Di Paolo Antonio. Lo vogliamo vedere così, ma questo poco importa. Con i pareggi però non si va da nessuna parte, dicono. Va bene, ho capito, su 4 partite ne pareggiate 3-1, diamo tempo a Nofri di migliorare questa squadra. Per rispondere al telespettatore, io lo so che se non c'era Campitelli non ci troveremmo a parlare nel massimo palcoscenico calcato dal Teramo Calcio, perché purtroppo la B l'abbiamo vista solo passare, ce la siamo meritata sul campo, quindi il Teramo, la massima categoria è stata sempre questa. Io non lo dimentico, e non dimentico che nel 2008, quando è arrivato lui, eravamo in promozione appena 8 anni fa, e adesso siamo in Serie C a fare la nostra figura. Purtroppo quest'anno, sono d'accordo, squadra costruita con i piedi grazie a Lupo e Zauli. Non vi dimenticate che la squadra è stata fatta da Lupo e Zauli, con Campitelli però che da sempre è un presidente che giustamente mette bocca su tutto e vuole sapere e capire tutto. Quindi diciamo che hanno sbagliato in 2.5, va Zauli, Lupo e metà Campitelli. Senti, restando, per chi non vuol capire dall'altra parte, ripeto, io personalmente non lo dimentico, forse altri dimenticano che Campitelli, non perdonandogli il casino che è successo l'anno della promozione, che fino a prova contraria lui e Di Giuseppe sono stati condannati, e non è la prima volta che uno viene condannato innocente, però mi sembrerebbe un po' strano questa innocenza in presenza di quella condanna. Che poi c'è uno schifo totale, perché non si parla più delle partite comperate per ammissione dello stesso presidente del Catania, non si vedono processi, non si vede nulla, del Teramo ha preso forti penalizzazioni. Ho capito, a proposito, se ne comperate 550 partite, non lo so io. Però ti faccio sentire una cosa, tra un po' andiamo in pubblicità Maurizio, però prima ti faccio sentire una cosa che ha detto Danilo Boulevardi sulla classifica, che è l'esatta copia di quello che aveva detto
Mirko Petrella dopo Teramo Padova parla della classifica. Sentite che cosa ha detto. Alzarsi la domenica e vedere la classifica dove stiamo adesso è brutto, sono sincero, però noi questo è uno stimolo in più che ci deve dare essendo là sotto. Per dare di più e cercare di magari smuovere e di risalire al più presto, perché secondo me meritiamo molto di più. Quindi quando guardi la classifica e ti vedi lì in quelle posizioni ti dispiace perché per tutto il lavoro che sta facendo la squadra, il mister e tutto, e credo che meritiamo di più. Io, Francesco Rossi, volevo chiedere un giudizio sulle parole di Danilo Bulevardi, che, come detto prima, fanno il paio con quelle di Mirko Petrella. Francesco, questo fatto che magari ci sono c'è tanto lavoro, c'è tanto sacrificio, insomma, chi lavora con Nofri, tu lo potrai confermare, sicura essere proprio un martello negli allenamenti, poi però si va avanti a piccoli passi, crea un po' di scoramento o solo rabbia? No, beh, io penso che un calciatore debba essere equilibrato. Ovviamente in questo momento la classifica, i punti, ne abbiamo fatti meno di quanti ci aspettavamo, meno di quello che pensiamo possiamo dare. Ovviamente continuiamo a lavorare come abbiamo fatto col mister Zauli, perché anche con lui abbiamo lavorato sempre tanto, lavoriamo tanto con mister Nofri. Prima o poi ovviamente i risultati devono arrivare, cerchiamo di farli arrivare il prima possibile e di dare una svolta a questa classifica. Però la preoccupazione deve arrivare un po' più in là, il calciatore penso debba rimanere equilibrato, debba capire che comunque siamo in un periodo brutto a livello di classifica, però non deve perdere le certezze personali e nei compagni e appunto nel gioco, nel mister e in tutto. Poi ti faccio rispondere anche alla domanda su Luca Forte, però prima ci dobbiamo assolutamente, tassativamente fermare per la pubblicità. Non cambiate canale, torniamo tra pochissimo. Eccoci rientrati, seconda parte di Pro Teramo. Facciamo una piccola parentesi, perché do la buonasera, il benvenuto e i complimenti al direttore sportivo della San Benedettese, Sandro Federico. Buonasera, direttore. Buonasera, Jacopo. Ben risentito, innanzitutto. Grazie. Possiamo dire, direttore, che questo primato della Samb ha un forte accento abruzzese? C'è Sandro Federico come direttore sportivo, i due gol di oggi arrivano da Berardocco e Di Massimo, insomma questo primato è anche un po' della nostra regione. Sì, in effetti, ma non voluto, cioè, alcuni di loro o alcuni dei nostri ragazzi sono abruzzesi, ma scelti anche per puro caso, quindi non perché sono abruzzesi, perché sono giocatori validi. E perché secondo me, secondo noi, giusti per una piazza così importante. Senta, se lo aspettava dopo 8 giornate di campionato di avere 17 punti e il primato in un girone dove tutti all'inizio hanno detto vabbè, sarà una storia Parma-Venezia? Allora, innanzitutto vedendo il valore anche di altre squadre come Reggiana, Padova, Feralpi, Pordenone, lo stesso Teramo, che secondo me è un organico di altissimo livello, ho sempre detto e ripetuto che sarà un campionato molto livellato. Venezia e Parma hanno sì dei valori importanti, ma li metto alla pari delle altre, quindi sarà così fino alla fine e sarà veramente un campionato avvincente.
Peraltro, tra gli abruzzesi che ho dimenticato, anche Luca Lulli, per esempio, ex Teramo. Direttore, prima ha parlato del Teramo, se lo aspettava che questo cambio totale di direttore sportivo e allenatore dopo poche giornate di campionato? Intanto noi stiamo rivedendo il gol splendido di Di Massimo. Come si chiama il numero 7? È il 7, sì, bravissimo. Un organico come valore anche della stessa società, un po' tutti ce l'aspettavamo a qualche punto in più, ma stiamo parlando, insomma, siamo alla nona giornata, quindi è tutto prematuro, così come il nostro primo posto in classifica, così la stessa classifica del Teramo o di qualche altra. Insomma, a noi fa piacere stare lì, soprattutto per una tifoseria che veramente merita tanto e che ha accumulato troppe delusioni, quindi il primato è soprattutto per i nostri tifosi. Noi rimaniamo con i piedi per terra perché siamo solo alla nona giornata, quindi c'è un campionato intero e c'è ancora tanto da fare, quindi i valori poi nel tempo verranno fuori, ma ripeto, sarà un campionato molto molto livellato. Direttore, forse voleva salutarla Francesco Di Francesco, che voleva complimentarsi per il risultato. Sandro, intanto complimenti e ben risentito. Grazie. Io riparto da quelle due o tre volte che ci siamo visti quest'estate, quando mi dicesti ancora uno o due pedine e poi non siamo tanto male, possiamo provare a disputare un buon campionato. Sì. Avevi visto lontano oppure è così? E sarà così anche nel prosieguo della stagione? Allora, il giorno dopo la chiusura del mercato, scesi dal treno a San Benedetto, andai subito in conferenza stampa perché c'era un po' di malumore, perché abbiamo fatto un precampionato non bellissimo, come normale che sia, perché è stata una squadra completamente stravolta. Sono rimasti in 3 o 4 dell'anno precedente, quindi mi presentai dicendo che avevamo una squadra forte e competitiva, ma perché sono convinto che questa squadra possa fare un grande campionato. Poi non sappiamo dove possiamo arrivare, però è una mia convinzione, lo è sempre stata, continuerò a ripeterlo, ripeto, è ancora presto, però abbiamo una squadra che ha un buon equilibrio, squadra compatta, una squadra aggressiva, con qualche buona qualità tecnica, tra l'altro anche molto giovane. Oggi avevamo 3,96 titolari in campo, Di Pasquale, Di Massimo e Pegorini il portiere, quindi è una squadra che può crescere, può fare tanto, e siamo contenti perché nelle ultime 3 partite con Parma, Venezia e Padova addirittura potevamo raccogliere anche almeno un paio di punti in più. Sì. Vuol dire che possiamo recitare un piano, possiamo recitare un ruolo importante in questo campionato, però non sappiamo dove possiamo arrivare. Buon lavoro e a presto. In bocca al lupo. Grazie. Direttore. Un abbraccio, buon lavoro. Ciao, a voi. Caro, grazie a Sandro Federico, DS della San Benedettese. Peraltro, Francesco, tra un po' torneremo anche a Teramo, però Sandro Federico diceva una cosa tra le righe è molto interessante. Nelle ultime 3 giornate di campionato la San Benedettese ha incontrato il Parma e stava vincendo e hanno di fatto regalato un rigore al Parma. Stava vincendo 2-0 a Venezia e ha vinto oggi con il Padova. Aveva un trittico drammatico e l'ha superato brillantemente. Vedi, sì. Beh, ha battuto nettamente il, è anche Parma. Una prova di maturità, se vogliamo, sul piano del gioco. Quello che probabilmente secondo te in questo momento il Teramo da parte sua avrebbe la forza di provare a replicare una prestazione come quella di sabato della San Benedettese a Venezia? È quasi quello che sto per dire, è quasi quello che scrive questo telespettatore, con l'aggiunta: io personalmente mi sforzo e voglio essere ottimista, così come prima della trasmissione diceva la collega Ania Cantagalli. E siamo a 3 punti, siamo in piena zona play-out, ma siamo a 3 punti dalla zona play-off, che potrebbe anche far sorridere un'espressione del genere.
Ma dove voglio arrivare io? Questo è un campionato a oggi, dopo 8 partite, nettamente più difficile di quello dello scorso anno, sì, perché c'è maggiore competitività, ci sono molti giocatori presi singolarmente nelle varie squadre più forti come curriculum, più forti di quelli dello scorso anno in linea generale. C'è grande equilibrio, dove c'è grande equilibrio è tutto più difficile. Ecco perché io dico, voglio essere ottimista con il Teramo, perché il Teramo è la dimostrazione tangibile di quanto sia strano tra virgolette questo campionato, perché sei a 3 punti dal 10° posto, ma sei anche a oggi in piena zona play-out. Ma sono frasi fatte e discorsi fatti che non portano mica tanto lontano. No, certo, devono certo far capire qual è la realtà, ma non portano lontano, perché ma quando uno dice se il campionato finisce oggi, ma siccome non finisce oggi, certo, non serve. No, assolutamente. Se, tu devi vedere dove, okay, dove vivi, che campionato stai disputando, per capire ancora quali sono le tue forze. Ripeto, il Teramo parte con il grave handicap che dopo 4 giornate aveva un solo punto, nelle 4 successive non ha fatto sfracelli, ha vinto una partita che doveva vincere e ha pareggiato le altre 3. Se vogliamo, almeno una di queste altre 3 meritava di vincere, con 2 punti in più oggi sarebbe una situazione completamente diversa. Però è una squadra che ha dato risposte importanti. Non dimentichiamo, cosa ho detto a inizio trasmissione, che se i due giocatori di maggior qualità, Petterman e Carraro, oggi non sono ancora disponibili, sarà pure un problema o no? Chiaro. Stanno arrivando molti messaggi pro Vincenzo Vivarini. Allora io ad Alex e Mauro voglio chiedere un giudizio del tipo: ma Vincenzo Vivarini, che chiaramente è andato via, storia passata e tutto, in molti nella tifoseria biancorossa dicono beh, è stato un po' maltrattato rispetto a quanto meritasse. Voi siete d'accordo o no? Ho capito, ma maltrattato da vabbè, fai rispondere loro. Ma voglio facilitare i due. No, non devi facilitare. Maltrattato da chi? Perché se maltrattato. Dai, su, no, non dire così, dai. Non dire eresie, sai benissimo come sono andate le cose. Alex e Mauro, volevo chiedere a loro. Allora, di primo acchitto, da tifoso, diciamo caldo, risponderei Vincenzo chi? Però effettivamente, vabbè, certo, è l'allenatore che ci ha fatto vincere un campionato e quindi ci ha fatto assaggiare, diciamo così, il sapore della Serie B. Ma maltrattato non mi pare. Certo, la situazione dell'anno scorso è stata una situazione particolare. Comunque negli anni di situazioni del genere se ne vivono poche a livello secondo me nazionale, quindi parlare di un Vivarini maltrattato no, è Vivarini che ovviamente era inserito in un ambiente che non era, cioè non aveva una facile soluzione. Il campionato è partito tardi, abbiamo avuto, quindi la preparazione è stata fatta non benissimo, poche amichevoli. Parlare un Vivarini maltrattato, come effettivamente mi associo a quello che dice Francesco, maltrattato da chi? È vero. Cioè, non beh, dai, non puoi dire, certo, non puoi dire così, delegittimato, certo, e dileggiato per un anno. Ma non diciamo, fesserie. Invece è arrivato un messaggio proprio per Alex. Alex, ti dicono, è vero che dicevi che quest'estate questa squadra era ferrata in difesa e a centrocampo e che alcuni tuoi amici ti dicevano che era costruita con i piedi? Chi aveva ragione? Quando lo fai un mea culpa pubblico stasera? Allora, so chi è il mittente di questo messaggio, ma non lo dico, diciamo, non lo voglio rivelare. Costruita con i piedi non mi pare, perché comunque, come abbiamo detto finora, una squadra che con il cambio dell'allenatore fa 6 punti in 4 partite, prendendo solo 2 gol, come già è stato detto, non può essere stata costruita con i piedi. Io l'altra volta ho sentito un intervento di un giornalista, adesso non ricordo chi, insomma, diceva questa squadra comunque sta dando dei segni di crescita, di miglioramento.
dovesse migliorare, dovesse andare così, quindi in crescendo, poi effettivamente quella squadra è stata costruita da Tizio, Caio e, come dice Francesco, per metà da Sempronio Campitelli. Quindi, costruita con i piedi non credo, più che altro le prime quattro giornate sono state deficitarie ed è vero anche che i giocatori forse non erano schierati nei ruoli a loro più congeniali, però non credo assolutamente che sia stata costruita con i piedi, pertanto non faccio mea culpa. Ok, e Mauro come la pensava quest'estate? Ce lo fai ascoltare? Allora, quest'estate, se devo dire la sincera verità, sono rimasto molto deluso da come è stato gestito anche il precampionato, le amichevoli, quindi c'era una sorta di mistero intorno alla squadra, l'ambiente non ha conosciuto fino in fondo i giocatori, amichevoli così organizzate con squadre di livello diciamo inferiore, quindi forse anche quello non ha influito sulla mentalità dei giocatori, non si è creata subito quella carica agonistica che magari ti poteva portare all'inizio del campionato con una maggiore diciamo vigoria fisica, mentale, e forse di questo veramente sono veramente deluso, ecco. Io sinceramente sono stato molto distaccato perché non avevo stimoli a vedere la squadra, anche perché, ripeto, ce l'hanno tenuta nascosta fino all'amichevole con l'Albariatica. Sì. Certo. Perfetto. Francesco, vuoi rispondere a questo messaggio? Sì, ma ti dico no. Che, perché siccome ci hanno detto chiunque avrebbe vinto, adesso non ricordo il messaggio. Allora, intanto, quando ho chiesto... Dopo devo fare una domanda a Francesco Rossi, però. Due tifosi a Teramo, quando io ho detto maltrattato da chi... Devo essere onesto, io non mi riferisco solo a Campitelli e agli altri componenti della società. Vivarini l'anno scorso è stato, e te lo dice il messaggio che è arrivato lì, Vivarini l'anno scorso intanto non è stato apprezzato completamente nemmeno l'anno che abbiamo vinto, perché è troppo comodo puoi dire con la padula di Donnarumma e rispondo subito. Uno. Due, l'anno scorso è stato sopportato da tantissimi tifosi. E non era la squadra dell'anno prima. Tre, la storia del calcio è piena di squadre che hanno avuto giocatori fortissimi in attacco, capocannonieri, che non hanno vinto i campionati. Esatto. E per restare alla realtà, magari il Parma lo vincerà. Oggi il Parma con Evacuo e Calaiò, parlo di Evacuo. Aspetta, Evacuo, Calaiò, Guazzo, Nocciolini. Di tutta gente che negli ultimi 10 anni ha fatto gli sfracelli di gol, guardate dove sta. Ha risposto al telespettatore e un altro telespettatore quando dice Donnarumma e la Padula non erano nessuno. La gente dimentica che cosa si disse quando perde tutti indistintamente, l'ho detto già altre volte e lo ripeto, tutti indistintamente, dopo la sconfitta in casa con il Grosseto, seconda di campionato, ci vuole un centravanti di peso perché tutti e due sono piccoli e tutto il resto è commagnato. E poi hanno fatto quello che hanno fatto, potrei dire, e con me lo dicono tecnici e addetti ai lavori, quindi io sono l'ultimo, vengo come ultimo dopo dell'ultimo, con Donnarumma e la Padula sono cresciuti anche grazie a Vivarini, anche grazie alla squadra che supportava e portava sostegno tecnico a Donnarumma e la Padula. Il messaggio del telespettatore che dice con Donnarumma e la Padula avrebbe vinto anche Cifaldi, io la prendo come un'offesa a Cifaldi, perché reputo Cifaldi un buon allenatore, però devo dire, troppo comodo dire così, non scherziamo, che Cifaldi è bravo, però non ci dimentichiamo che poi Cifaldi è stato anche esonerato da qualcuno e siamo andati in categoria superiore con un anno di ritardo. Ok. Francesco Rossi invece, Francesco, è chiaro che adesso Venezia, oltre ad essere un ostacolo molto complicato, rappresenta un vero e proprio esame di maturità, perché adesso con il Padova è arrivato un pareggio. Però diciamo che ci vorrebbe una scossa per rompere un po' un equilibrio che, benché fatto da risultati positivi, però lo squillo ancora manca in questo campionato. Sei d'accordo?
Sì, no, nel senso noi lavoriamo tutti i giorni per portare a casa i 3 punti. È normale che una serie di pareggi con una vittoria dopo questi pareggi rafforza i pareggi che hai fatto prima, per cui Venezia è una squadra importante, i giocatori sono forti, è costruita per vincere, però comunque noi possiamo benissimo far risultato, andremo per cercare di portare a casa i 3 punti e ci stiamo allenando duramente per fare quello, ma lo facciamo col Venezia, lo facciamo con l'Albino Leffe, noi dobbiamo lavorare al massimo ogni giorno e dare sempre di più, anche perché come hai detto la classifica non è neanche tutta sta bellezza, per cui noi continuiamo a lavorare, dare il massimo e l'avversario che ci capita ogni domenica cerchiamo di batterlo. Poi sabato vedremo. Senti Francesco, ti faccio una domanda doppia. Innanzitutto, se stai seguendo le sorti della tua recente ex squadra, il Prato, che sta andando un po' male nel girone A, è ultimo. Sì, sto guardando più che altro gli highlights, ho visto che è tornato il mister che era subentrato l'anno scorso, e niente, dai, hanno cambiato un po' la società, hanno fatto dei buoni acquisti anche con degli ottimi nomi come può essere Antonini e Tavano. Ovviamente i risultati adesso non sono per niente positivi, però hanno tutto il tempo per recuperare. Senti, la seconda domanda è: Francesco Rossi, portiere giovanissimo ma di sicuro avvenire, assomiglia e assomiglierà nel futuro ancora di più a quale portiere che oggi vediamo sul panorama nazionale e internazionale? Chi è il modello di Francesco Rossi? Vabbè, ci sono tanti portieri che mi piacciono, di italiani per esempio ho avuto la fortuna di allenarmi con Consigli, che reputo sia uno dei portieri migliori della Serie A, nonostante sia forse un po' sottovalutato, poi ovviamente Buffon, Donnarumma sono livelli superiori a tutti. E lo stesso Sportiello, con cui sono cresciuto da piccolo, lo ritengo un portiere di grandissimo valore, che ha dimostrato in 2 anni grandi cose nonostante abbia fatto il salto dalla Lega Pro alla Serie A direttamente. Ok, io volevo far vedere, per introdurre rapidissimamente il prossimo turno con il Venezia, ai nostri amici Alex e Mauro, chi si troveranno di fronte probabilmente il sabato pomeriggio, che è una vecchia conoscenza, poi nemmeno tanto vecchia, è Stefano Moreo, caro Francesco, di cui si era parlato anche quest'estate. Alex, che ricordi avete voi di Stefano Moreo, che adesso è in quel di Venezia? È un giocatore che, ecco, l'anno scorso, come ho detto prima per Vivarini, comunque si è trovato a vivere in un ambiente quasi surreale. Ha segnato, cioè ha fatto solo, se non ricordo male, 3 gol. Certo, era quel giocatore che, ecco, per struttura possiamo, certo, poi magari è più grande, più grosso Jefferson, però era quel giocatore che faceva salire la squadra. Ricordo spesso quando veniva sostituito poi si soffriva molto perché lui non faceva salire la squadra e quindi magari si andava in affanno. È un giocatore sicuramente di prospettiva, a Venezia pare stia facendo bene, quindi bisogna stare particolarmente attenti. Siamo fortunati perché Speranza, Caidi, Scipioni comunque lo conoscono, quindi magari sanno come fermarlo. Le misure necessarie. Mauro, tu l'avresti ripreso quest'estate Stefano Moreo? Allora, vedendo adesso come giochiamo, poteva servire, perché comunque è fondamentalmente un ottimo giocatore, buona tecnica, generoso, gioca per la squadra. E magari con questo sistema di gioco simile a Jefferson poteva essere molto utile.
Mauro, ti salutano da casa e ti dicono di fare un sorriso però. Eccolo qua, eccolo qua. È meglio che non sorrido. No, ma che scherzo. Tra un po' torniamo da voi perché so che avete una sorpresa di cui non so nulla, di cui non so assolutamente nulla. Mauro, sì. Idolo assoluto. Sì. Ok, tra un po' torniamo da voi, rientriamo Maurizio, allora. Però innanzitutto fatemi fare gli auguri. Ti posso fare gli auguri? Posso? Si fanno gli auguri in questi casi? Quando... Perché che è il compleanno mio? No, non è il tuo compleanno. Però, che è stato il quadro. Però hai finito, a parte il fatto che pochi giorni fa è stato il tuo onomastico, però diciamo hai finito un ciclo lavorativo molto importante e adesso insomma ti riposi come è giusto che sia, quindi noi ti facciamo davvero grazie. Tantissimi auguri. Grazie. Ti vorrei far vedere i gol di Lega Pro. Maurizio, ce la facciamo velocemente e intanto vanno anche i messaggi. Mandaci anche messaggi, so che ne stanno arrivando tantissimi. Gubbio Forlì al 45esimo, Casiraghi per il gol decisivo del Gubbio. Poi Reggiana Fano 3-1, apre Manconi. Il secondo gol è di Vasile Mogos, uno che a Teramo è arrivato per pochissimo tempo, però l'anno... E in quel frangente in cui il Teramo non si sapeva se dovesse fare la B o la C. Questo è il gol di Angiulli. E poi altra vecchia conoscenza del Teramo, Manuel Ferrani per il 3-1 del Fano. Sant'Arcangelo Lumezzane 2-0 per il Sant'Arcangelo. Sirignano e Merini al 90esimo. Bassano Pordenone, altro risultato per 2-0. Minesso, gran gol davvero di Mattia Minesso. E poi all'85esimo Fabbro, anche in questo caso davvero una bellissima azione di Fabbro che prende la palla e la scaglia sotto al 7. Questo è Venezia San Benedettese di sabato. Nicola Ferrari, ex Lanciano, sbaglia il rigore, ne approfitta la San Benedettese che passa in vantaggio al 46esimo con colpo di testa di Sabatino. Vantaggio rossoblu che poi viene ulteriormente rafforzato dal raddoppio di Tortolano. È sempre quella la fascia da cui si incuneano i giocatori di Ottavio Palladini per lo 0-2. Sembra fatta. Quello che manca a Teramo, un tifo numeroso che dà la carica, vedi San Benedetto intanto ci scrivono da casa. E invece altro calcio di rigore, secondo me da ribattere, di Pederzoli del Venezia 1-2. E poi Bentivoglio all'81esimo per il 2-2 del Venezia di Inzaghi. Maceratese, Mato, guardate l'esultanza del pubblico veneziano. Maceratese, Mantova 1-0, decide l'autorete di Carini al 42esimo. Vittoria della Rata per di misura 1-0. Stesso risultato al Braglia di Modena, dove al 90esimo Cosentino batte con il suo colpo di testa la difesa del Sud Tirol. Modena Sud Tirol 1-0. Altro 1-0 e ci spostiamo al Del Conero di Ancona, tra Ancona e Albino Leffe, con la rete di un ex aquilano come Marco Frediani, che quando era all'Aquila si pensava dovesse fare carriera lui e meno Amato Ciciretti. Invece Ciciretti sta facendo sfracelli a Benevento, Frediani ancora in Lega Pro. Infine la partita di ieri sera tra Padova, questo è prima non viene assegnato il gol, poi l'arbitro ci ripensa, gol 1-0. La partita di ieri sera del Tardini, intanto lo rivediamo, stanno arrivando dei messaggi per ciao fratello, ti stiamo seguendo, forse o a Mauro o ad Alex indirizzato, sì. Ti stiamo seguendo, un grosso saluto vi mandano ragazzi. Infine la partita di ieri sera del Tardini, Parma-Feralpi 1-2, Gerardi, l'ex Reggino, su invito di Maracchi, che è stato nei radar del Teramo quando era a Pordenone. Pareggio al 44esimo di Scavone. Dopo ti faccio commentare questo messaggio. Pareggio di Scavone al 44esimo di testa per l'1-1 del Parma. Non si pensa che si possa andare all'intervallo sul risultato di parità? Invece no, perché Gambaretti, sempre su corner, a difesa ferma, batte il portiere del Parma, Coric, per l'1-2 definitivo.
per Alex da Jessica, tante A. Il lavoro non ti manca, caro Francesco, ti scrivono da casa, una sera il Pescara, l'altra il Teramo. Torniamo proprio allo stadio Bonolis di Teramo per sapere i ragazzi che cosa ci hanno preparato. Ragazzi, torno da voi. Sì, perché non abbiamo, è quasi una sorpresa assoluta. Francesco Rossi, questo è ovviamente questo è il simbolo del nostro gruppo, ovviamente ci chiamiamo i maiali, ecco questo è un piccolo simbolo che potete vedere, e a nome di tutti i maiali, perché noi siamo una piccolissima delegazione, poi gli altri sono a casa e ci staranno sicuramente guardando, con il simbolo del Teramo, lo scudetto del Teramo, eccolo qui, dov'è, eccolo qua, non so se si riesce ad inquadrare, che nel frattempo il maialino qui si è tolto il fiocco, lo regaliamo a Francesco. Grazie, grazie mille. Fantastico, fantastico, bravi ragazzi, bravi. Da parte dei maiali, un maialino tutto per Francesco Rossi, che magari Francesco puoi tenere dietro la porta, anche al Penzo sabato pomeriggio. Lo uso come santino, dai. Esatto. Va bene, va bene. Grazie a Francesco Rossi. Ciao Francesco, porta, in bocca al lupo per sabato. Bene, lo metterai sempre. Grazie mille a voi e buonasera a tutti. Grazie davvero alla delegazione dei maiali, Alex Centinaro e Mauro Marchese. Alex, sei un grande da Graziano, ti scrivono, avete fatto un successone, anche la sorpresa per Francesco Rossi. Comunque grazie ragazzi, è stato un piacere avervi a disposizione, aspettiamo anche il resto della delegazione, perché la delegazione è molto attiva sui social, ma in televisione sarà molto meno. Sarà molto... è molto molto difficile, non amano le luci forti delle telecamere, quello, quindi ecco, sarà difficile, però vabbè, noi ci siamo. Un saluto a tutti. Grazie, grazie davvero ragazzi per essere stati in nostra compagnia. Maurizio, me li fai leggere un paio di messaggi? Giuro che poi chiudo, davvero, fammeli leggere, anche perché sai che poi non sono l'unico che sforo, Super Teramo Paolo da Corropoli, ciao Paolo! Paolo da Corropoli ha mandato tre messaggi, uno meglio dell'altro, tutti positivi, complimenti a Paolo. Ok, ne leggiamo altri, nessuno parla di quanto è stata grave la perdita di Amadio, l'abbiamo detto in più di una circostanza, ma sono delle scelte che sono state fatte, peraltro c'è anche da capire un ragazzo che vuol salire di categoria. Caro Francesco, come si può dimenticare la cavolata di 2 anni fa, dopo 100 anni? Impossibile! Infatti l'ho detto. Ok, ce ne sono altri? Ce ne sono altri. Sai che cosa? Che Maurizio vorrebbe che io chiudessi, ma se fossi solo io che sforo non me lo fa fare. Però quando poi anche altri fanno la stessa cosa, adesso non può più parlare. Ma lo dici a me, ci parlo io con Maurizio. Spero di non rivivere la sensazione dello scorso anno. Abbiamo sperato di agganciare i playoff fino alla fine e poi sappiamo tutti com'è andata. Ecco, spero non sia un altro campionato anonimo di medio livello. Basta chiacchiere di Giuseppe Santembre dietro le quinte, Campitelli e Scacchioli sono loro che hanno fatto la squadra, altro che Lupo, un vero professionista, siamo sinceri, le colpe sono sempre gli onesti, via tutti. Chiarissimo il messaggio, grande Mauro, ti scrivono, sono finiti? Sono finiti, sono finiti, perfetto, perfetto, sono stati tanti sì, grazie davvero a tutti quelli che ci hanno scritto. E che speriamo ci possiate seguire anche la settimana prossima, martedì prossimo. Grazie a Francesco Di Francesco. Grazie a te. Francesco. Un saluto a tutti e sempre Forza Teramo. Noi ci vediamo martedì prossimo, sempre in diretta su TV6 per Pro Teramo, canale 14 del digitale terrestre. Buonanotte. Jungle.